Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 gennaio. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Beh, insomma, la questione dei migranti è ancora il tema fondamentale perché secondo quello che è stato raggiunto come accordo nella notte, i migranti arriveranno in Italia, 10-15 famiglie, ha vinto la linea di Maio Conte e ha perso quella di Salvini. Tre porte in faccia a Salvini, titola il Fatto Quotidiano. Primo è l'accordo UE sui migranti, secondo sarebbe secondo il fatto morto l'accordo di un'unione politica dei sovranisti che ieri Salvini andava a cercare con Kaczynski in Polonia, cosa del tutto falsa, e terzo invece, questo è vero, del Fatto Quotidiano, rapporto costi-benefici direbbe di no alla TAV e questo è il terzo elemento per il quale sarebbe stato fritto ieri Salvini. Tutti i giornali dicono più o meno la stessa cosa. Il quotidiano di Sallusti dice Salvini fa naufragio, per folli su Repubblica il governo c'è ma è finito perché la rottura su questa vicenda dei migranti sarà grave, molto più grave di quanto si intende. Il Foglio a far sbattere il governo, in realtà però sarà la recessione, che mi sembra il pezzo più interessante perché il dato di ieri, come avevamo evidenziato, della crescita negativa, cioè della decrescita della produzione industriale in Germania, è il vero dato, altro che migranti, altro che balle sulle quali dovremo confrontarci nei prossimi mesi. Vi segnalo un pezzo oggi di Galli della Loggia che semplifico in maniera banale perché il pezzo è banale e nonostante sia un'articolessa di quelle che fa Galli della Loggia di 200 righe, dice la colpa oggi degli identitari sovranisti, perché lui non li vuole chiamare populisti, è il fallimento delle elite che hanno sposato la globalizzazione negli anni passati. Il compitino di quinta elementare viene fatto da uno che appunto fa parte delle elite, secondo quello che in maniera, diciamo, weberiana, ma anche come posso dire, paretiana dovrebbe essere un'elite, cioè uno dei pochi professori universitari che ha una tribuna sul principale quotidiano delle elite borghesi italiane, cioè Galli della Loggia, ci spiega che è colpa dell'elite, cioè di se stesso. In realtà il compitino non solo è fatto male, non solo è banale, non solo è molto lungo, ma è anche ridicolo, perché dà il senso che sia sempre colpa di qualcun altro. Allora, se oggi ci sono i sovranisti, è colpa dell'elite, se oggi il popolo ha l'iPhone, è colpa dell'elite, se oggi il popolo si informa sui social network, è colpa dell'elite, c'è sempre qualcun altro che ha la colpa. Insomma, è esattamente lo stesso procedura mentale, quella che c'ha Galli della Loggia, di Maio, cioè l'elite di oggi, e cioè dice: io nazionalizzo Carige perché hanno sbagliato gli altri, non io, gli altri, perché hanno sbagliato giustamente, ed è così, perché lui non c'era all'epoca. A differenza di Galli della Loggia, almeno Di Maio non c'era quando hanno magnato in Carige, mentre Galli della Loggia c'era e già scriveva, già ci rompeva le balle. Cioè, un pezzo imbarazzante, imbarazzante perché non solo è banale e continua a dire: cazzo, ma fatemi un'analisi che mi faccia un attimo aprire il cervello. No, è sempre colpa dell'elite. E poi mi chiedo a Galli della Loggia: le elite sono anche quelle che voi tanto incentivate al governo come Monti, Calenda e compagnia cantante, o anche e soprattutto quella elite a cui penso io, le elite sono quelle che continuano a produrre, continuano a fare il Made in Italy, continuano a inventare, continuano a studiare, continuano a portarci sulla Luna, continuano a rendere questo paese grandioso nonostante le pippe che si fa a Galli della Loggia, che come elite il suo massimo impegno è quello di capire dove ha sbagliato Scurati nel scrivere il libro Mussolini. E dai, insomma, non è possibile che sia sempre colpa dell'elite. Colpa certamente di questo governo è quello di non fare nulla. Oggi è il giorno della No TAV, e c'è ragione su questo il fatto, e del blocco delle trivelle. Complimenti. Questo è il titolo di tutti i giornali, come se avessero bloccato le trivelle. Invece, con un emendamento al disegno di legge semplificazione, renderanno più difficile vedere se abbiamo il petrolio sotto al mare. Complimenti. Non lo facciamo noi, lo faranno greci, albanesi, jugoslavi, e con quella cannuccia, come diceva Prodi, succhieranno il petrolio dai nostri giacimenti. Buona idea, ne pagheranno i nostri figli. Bellissimo oggi Gnocchi che va a ritrovare un libretto di Pasolini, lo trovate sul giornale di oggi, in cui Pasolini diceva: beh, insomma, il fascismo degli antifascisti. Avete capito bene? Il fascismo degli antifascisti. Giustamente lo mette in prima pagina oggi il giornale di Sallusti perché è proprio il momento, gli antifascisti fascisti che oggi ci dicono che sta tornando il fascismo. Divertente oggi sul giornale che ne ha azzeccata anche un'altra, cioè il titolo di Mao, sarebbe Di Maio, e la sua volontà di
di nazionalizzare tutto. Mi sembra che sia il Foglio che si chiede, ma non dovevate avere delle privatizzazioni per portare a casa un po' di questa manovra? Ma Vittorio Maciocia racconta l'ansia di privatizzare, di nazionalizzare Carige, e su questo c'è la contrarietà del Ministro dell'Economia, grazie al cielo, Dio ci tenga in gloria il Ministro Tria. Modiano sulla Stampa, uno dei commissari, dice non siamo quella roba lì, intendendo Monte dei Paschi e altri, io non lo so se non sono esattamente quella lì, però possiamo farcela da soli, dice lui. Molto bello oggi il fondo di Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, che ci dice come l'antitrust tedesca e francese, bloccando la fusione tra i cantieri Saint-Nazaire francesi e Fincantieri italiani, sta facendo un danno non solo all'Italia ma all'Europa, e insinua Tamburini che questo antitrust, anche quello tedesco che si è inserito in questa operazione, forse sta guardando il proprio campione nazionale e per questo motivo vuole bloccare quello italiano. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate oggi sul Sole 24 Ore ci spiega come la e-fattura chapeau verrà utilizzata per fare, per combattere l'evasione, come useranno i nostri dati. Il motivo vero per cui c'è la fattura elettronica così congegnata è solo questo, non per rendere più semplice la nostra vita, ma per rendere più semplice quella dell'Agenzia dell'Entrata, di modo che loro possano darci una mano a romperci le balle. Due pezzi favolosi, Danilo Taino, ricordate questo nome, Danilo Taino, Corriere della Sera, leggetevelo, oggi lui tira fuori come sempre pagina 50 nella sua rubrica del Corriere della Sera i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme al governo belga o non so quale ente di ricerca belgo, in cui vanno analizzati i disastri naturali negli ultimi 100-200 anni. Ebbene, i disastri naturali, temperature eccezionali, uragani, epidemie, terremoti e compagnia cantante, dal 2000 ad oggi sono scesi. Non ci sono meno disastri naturali, alla faccia di quelli che dicono che il mondo sta finendo per colpa del comportamento e degli inquinamenti dell'uomo. Sono scesi da 526 disastri naturali del 2000 a 291 del 2017. Quando arriva una tempesta in Thailandia, qua dice un tempo non succedeva. No, un tempo succedeva molto di più di quanto succede ora. Ultima cosa, Mattia Feltri, bellissimo nel suo rubrichino, ci ricorda oggi è morto, forse suicidato, il Ferdinando Aiuti, l'uomo del bacio, l'uomo della che combatteva l'AIDS, l'uomo che con quel bacio lo rese pubblico, questo flagello che oggi lo celebriamo e lo ricordiamo, ahimè, con Freddie Mercury al cinema, con un film pare bellissimo che io ancora non ho visto, ma la cosa fondamentale che ricorda Mattia Feltri, che io non mi ricordavo, è chi è che diceva che l'AIDS è un complotto, non è vero, è tutta una balla, è tutta una roba delle case farmaceutiche per puntare su quello e per farci, per spendere un sacco di soldi? Chi è che diceva che era un complotto l'AIDS? Beppe Grillo! E siamo di nuovo da capo, il cazzone che purtroppo oggi con le sue idee folli e bislacche influenza grande parte di questa maggioranza. Un caro abbraccio a tutti quanti e noi ci sentiamo domani con la zuppa. Ciao!